Seconda edizione del premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli, la premiazione dei giovani vincitori, la cerimonia nel secondo anniversario della scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo. Premio Innovazione, 9 le aziende toscane vincitrici nelle diverse categorie, assegnate anche 2 menzioni speciali. Il premio del Corecom Comunicatori Toscani 2023 ai corrispondenti di guerra. Alla cerimonia sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, e Marco Meacci, presidente del Corecom. Nel secondo anniversario della scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è tenuta a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli dal tema L'Europa, le regioni e i cittadini, rivolto a giovani laureati degli Atenei toscani e giunto alla seconda edizione. Il premio ha l'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli, incrociando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra regioni ed Europa, ed è parte del programma delle iniziative per le giornate dell'Europa disposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con la Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali. Il primo classificato Jacopo Battisti, laureato all'Università di Firenze. Gli altri 4 vincitori si sono classificati secondi ad exequo e sono Francesco Bortoletto e Pietro Chiarelli, entrambi laureati all'Università di Firenze, Agnese Clementoni Cherubini e Francesco Genoni, laureati all'Università di Pisa e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna. Sentiamo le parole di alcuni dei premiati. Il mio lavoro di tesi ha voluto sottolineare quelle che sono le mancanze dal punto di vista progettuale degli spazi umanitari, specialmente dopo la crisi dei migranti del 2015. Quello che si voleva sottolineare è che l'architettura non è uno, come si può dire, uno sfondo passivo nella poi qualità della vita, ma che in realtà rispecchia alcune contraddizioni che ci sono tra gli ideali delle politiche, che però non si poi traducono in delle linee guida utilizzabili per la progettazione di questi spazi. Sono molto grato ovviamente di essere qui, di ricevere questo premio, intitolato tra l'altro a un grande presidente che ho avuto il piacere di, non di conoscere personalmente purtroppo, però di vedere da molto vicino. E la mia tesi l'ho incentrata sulla conferenza sul futuro dell'Europa, che è stata un'iniziativa, un grande esperimento, diciamo, di democrazia partecipativa organizzata dalle istituzioni europee, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, di assistere da giornalista durante il mio tirocinio a Bruxelles. Quindi ho voluto, insomma, fare una tesi un po' più originale, facendo un'analisi di qualcosa che stava venendo creato in quel momento lì, e quindi mi sono interrogato un po' se esperimenti di questo genere potessero riportare un po' di legittimità democratica all'Unione Europea, che insomma si sa che fa un po' fatica in questi ambiti qua. La mia tesi si concentra principalmente sullo studio del quadro istituzionale del nuovo meccanismo che coordina gli strumenti già esistenti a livello nazionale sul controllo degli investimenti stranieri. Questo significa che questo è un nuovo regolamento, prevede un meccanismo di condivisione di informazioni che dovrebbe appunto permettere un'adozione più informata delle decisioni a livello nazionale per una migliore protezione della sicurezza nazionale e quindi degli Stati membri e quindi dell'Unione Europea. Sì, la mia tesi si concentrava sul mercato di scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea, quindi su questo mercato in cui le imprese possono scambiare quote di emissioni e quindi progressivamente ridurre l'emissione totale di gas a effetto serra. Io mi sono concentrata in particolare sulla loro natura legale, quindi andando a effettuare una riflessione più ampia su come recentemente i diritti economici dei privati non sono solo uno strumento privato, ma anche uno strumento per il raggiungimento di fini pubblici e interessi collettivi.
Questo premio tiene assieme il ricordo di Davide Sassoli e il futuro, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. David Sassoli ha avuto la grande forza in quegli anni di impegno di avvicinare l'Europa sui territori e noi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Spesso i cittadini non toccano con mano quanto siano importanti le decisioni che si assumono in Europa, invece sono tante e riguardano la vita di ogni giorno. Se non avessimo avuto le risorse che arrivavano dall'Europa non potevamo permettere da quest'anno di avere i nidi gratuiti sotto i 35.000 euro di ISEE per tante famiglie toscane, non potevamo sostenere imprese che stavano soffrendo e che dovevano riorganizzarsi, pensare ai nuovi mercati. Insomma, l'Europa svolge una funzione fondamentale anche rispetto alle democrazie mondiali. Ricordare David Sassoli oggi qui si poteva fare in mille modi. Noi abbiamo scelto tutti insieme in Consiglio regionale di farlo investendo sui giovani, perché David Sassoli davvero è stato uno tra quegli uomini delle istituzioni che più ha creduto nella necessità di sostenere le ragazze e i ragazzi più giovani. Lo facciamo premiando le migliori tesi di laurea delle nostre università. Ci sono dei lavori davvero incredibili che possono servire anche a noi nel nostro impegno quotidiano, anche il mio in questi mesi, in questi anni in Europa. I giovani vivranno un'Europa diversa e devono costruirla insieme a noi, e devono costruire le condizioni perché ci sia un'Europa migliore e più vicina ai cittadini. Questo è il lavoro che stiamo facendo e io la vivo un po' come un, e sono convinto che anche David Sassoli la vivrebbe così, come un passaggio di testimone. Continuare a investire su chi fa ricerca, su chi fa ricerca sull'Europa è qualcosa di davvero importante e noi siamo orgogliosi di essere l'unica regione italiana ad averlo fatto e a continuare a farlo. Quella di oggi è una giornata che tiene insieme emozioni contrastanti, ha detto il presidente della Commissione Politiche Europee, Francesco Gazzetti. È una giornata che unisce elementi diversi, emozioni anche contrastanti, perché c'è il dolore per il ricordo di una scomparsa così rilevante e al tempo stesso c'è anche la gioia, l'emozione del vedere queste ragazze e questi ragazzi che noi andiamo a premiare, vedere anche valorizzato il loro lavoro, guardando soprattutto alle prospettive di un'Europa che deve essere ancora più rafforzata e costruita, partendo proprio dalle idee delle giovani generazioni, che era la cosa alla quale forse teneva di più Davide Sassoli. La figura di Davide Sassoli è sempre attuale nelle nostre menti, nei nostri cuori, nei nostri ricordi, ha affermato, a margine della cerimonia, il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli. David Sassoli è sempre più attuale nelle nostre menti, nei nostri cuori, nei nostri ricordi, una figura che nel nostro immaginario rappresenta l'Europa, rappresenta le istituzioni ed è fondamentale quello che sta facendo il Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio di Presidenza, perché prova a ricordare con i ragazzi, con i loro lavori, con i loro studi, come si sta nelle istituzioni e come l'Europa può giocare un ruolo fondamentale nella vita dei giovani, e questo è uno di quei riconoscimenti che dà lustro all'attività della nostra iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, del Presidente Mazzeo, del Presidente Gazzetti, e credo che sia una di quelle iniziative dove i ragazzi si riconoscono, quindi è un modo importante per avvicinare i ragazzi all'Europa e l'Europa ai ragazzi della Toscana. Siamo riusciti a rendere continuo nel tempo, dandogli una cadenza annuale, il premio Sassoli, ha detto la vicepresidente della Commissione Europa, Anna Paris. E mi permetto di dire che insomma ci tenevo, che siamo riusciti a questo punto a rendere continuo nel tempo, ogni anno una cadenza fissa, questo premio Sassoli, per ricordare un grande europeista e per fare in modo che le nuove generazioni conoscano più che mai l'Europa, che ci dà tanto con non soltanto risorse, perché ultimamente di Europa
l'Europa l'abbiamo vero rivalutata solamente da un punto di vista di risorse, ma ci dà tanto anche di valori, e io ritengo che per noi italiani sia, ci dà forse qualcosa in più, e abbiamo sempre più bisogno di andare negli uffici europei, conoscere l'Europa. 18 gli elaborati esaminati dalla commissione presieduta da Jacopo Cellini dell'Istituto Universitario Europeo e composta da Benedetta Baldi dell'Università degli Studi di Firenze, Edoardo Bressanelli della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Massimiliano Montini dell'Università degli Studi di Siena, Manuela Moschella della Scuola Normale Superiore di Pisa, Luca Paladini dell'Università per Stranieri di Siena e Saulle Panizza dell'Università di Pisa. Sentiamo le parole del presidente della commissione, Jacopo Cellini. Sono stati presentati lavori da un ampio spettro di prospettive disciplinari, quindi dal diritto alla storia, dalla scienza politica all'architettura. La tesi che ha vinto è una tesi di architettura e che mostrano come gli studi europei abbiano bisogno del concorso di molti saperi per una migliore comprensione anche del nostro presente. E questi lavori hanno affrontato anche tantissimi argomenti diversi sul funzionamento delle istituzioni europee, sul processo della costruzione europea, sulle politiche interne ed esterne dell'Unione, e quindi ci fanno capire anche come l'Unione Europea faccia parte poi del... ci sia bisogno di diverse prospettive accademiche per capirne meglio tutte le angolature. Sono stati proclamati alcune settimane fa i vincitori del Premio Innovazione Toscana 2023 Amerigo Vespucci, istituito con la legge regionale 46/2015 promosso dal Consiglio regionale Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana. L'obiettivo è quello di sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane, promuovendo l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Il riconoscimento, giunto alla sesta edizione, quest'anno si arricchisce grazie alla nuova sezione Welfare e Parità di Genere e conferma il premio speciale Giovani. 9 le aziende premiate. Il nostro obiettivo è accompagnare chi prova a costruire un futuro migliore per le nostre cittadine e i nostri cittadini, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Tanta partecipazione, tante imprese che ci hanno raccontato la loro idea di futuro, perché il nostro obiettivo è accompagnare chiunque provi a costruire un futuro migliore per i nostri cittadini e le nostre cittadine. È un impegno che portiamo ormai avanti da tempo. Ogni anno ci accorgiamo di quanto la Toscana non sia soltanto terra di arte, di cultura, di bellezza, ma sia soprattutto anche una terra di ingegno, e tante realtà ci presentano le loro proposte e tante di loro hanno la capacità di stare sul mercato e di trasformare questa innovazione per costruendo lavoro sul nostro territorio, costruendo valore per il nostro territorio. A loro vogliamo mandare un messaggio, che noi siamo al loro fianco, che le sosteniamo e che ogni idea innovativa vedrà nel Consiglio regionale un luogo fertile dove poter crescere. Oggi l'industria è chiamata a cambiare molto velocemente, passando in pochi anni dal 4.0 al 5.0 per far fronte a temi come sostenibilità e intelligenza artificiale. Lo ha detto Fabrizio Bernini, presidente della Digital Innovation Hub Toscana. Ovviamente questi premi sono fondamentali e indispensabili per cercare di stimolare ovviamente un'idea, qualcosa può venire fuori, che poi, ripeto, ogni azienda è legata e nasce da un'idea, no? Non c'è cosa diversa da questo, no? Poi tra l'altro ho visto i progetti, sono tutti progetti legati alla sostenibilità, legati all'agricoltura di precisione, legati all'intelligenza artificiale. E questo fa ben sperare in futuro, perché questo qui chiaramente fa parte anche dei 17 obiettivi dell'ONU, no? Che noi chiaramente all'interno delle nostre aziende bisogna cercare di arrivarci il prima possibile, che è una cosa bellissima, però ecco, è un messaggio che vorrei mandare anche alla politica, no? Che questo è veramente bello, però se si lascia il mercato libero e non le regole uguali per tutti diventa difficile.
difficile, quindi si auspica che con queste idee, con questi sviluppi, con queste nuove tecnologie, che ricordiamoci ci è voluto 300 anni a fare dall'industria 1 all'industria 4, ora dalla 4 alla 5 ce ne vuole 9, quindi è chiaro che in questi 9 anni bisogna velocemente ovviamente adeguare le nostre aziende con dei costi superiori a quelli che comunque non fanno questo tipo di adeguamento, però dovrebbe essere supportato dalla politica di non creare ovviamente mercati uguali per tutti ma regole diverse. Silvia Ramondetta, presidente del Premio Innovazione Toscana, commenta questi risultati. I numeri raccolti con l'edizione 2023 del Premio Regionale Innovazione Toscana Amerigo Vespucci sono numeri molto importanti che testimoniano l'importanza del premio e anche il ruolo che questo premio svolge come vetrina dei progetti più innovativi del territorio, ma anche come opportunità non solo economica ma anche di networking e di crescita di tutte le imprese della Regione Toscana. Questa cerimonia oggi è quella di proclamazione e presentazione ufficiale dei vincitori con dei progetti davvero molto importanti all'avanguardia, che sicuramente si innesta in un momento molto complicato per il momento storico, per le tensioni geopolitiche, per il quadro economico pieni di incertezza, ma ci restituisce un'immagine molto positiva, un'immagine che è quella di aziende di successo che in Toscana riescono a collegare l'innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale e sociale, a puntare sulla parità di genere, sul welfare, a investire su quelle che sono le tecnologie d'avanguardia, raccogliendo quelli che sono i fabbisogni emergenti e posizionandosi su quelle che sono le traiettorie di sviluppo per il benessere e lo sviluppo di questa regione, e quindi il premio per noi continua a essere sicuramente un'iniziativa sulla quale continuare a investire con il sistema industriale e il sistema istituzionale. Ben 41 i progetti che hanno partecipato al bando, che sono stati esaminati dalla commissione giudicatrice, composta dalla presidente Emanuela Polli e da Deborah Berti, Mariangela Cassano, Gianluca Angusti e Andrea Piccaluga. I progetti erano tutti di livello elevatissimo, ha detto Emanuela Polli, presidente della commissione giudicatrice. Devo dire che è stato un compito, il nostro, dei giudici, molto difficile. Abbiamo esaminato ben 41 progetti, tutti di livello elevatissimo, sia in termini qualitativi che come livello proprio di ingegno. Elemento che ci ha reso veramente entusiasti di quello che abbiamo letto, di quello che abbiamo studiato leggendo questi progetti, perché ancora una volta abbiamo avuto la conferma che le aziende italiane e toscane in particolare sono capaci di fare innovazione a un livello altissimo. Un trend che io ho individuato nel quello di aiutare le persone che hanno bisogno. In particolare mi riferisco a bisogni di persone ad esempio affette da malattie, piuttosto che i bisogni dei lavoratori, ad esempio, quindi si sono sviluppati progetti con il focus sulla sicurezza sul posto di lavoro. Quindi diciamo ho notato un'attenzione a quelli che sono i fabbisogni attuali delle persone. È intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, che ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento per le imprese toscane. Ma un riconoscimento importante per delle eccellenze toscane, una ottima intuizione del presidente Antonio Mazzeo, dell'ufficio di presidenza, un'intuizione che oggi consente alle migliori eccellenze di misurarsi, di essere premiate, ma a ciascuno di noi di promuovere queste eccellenze nel mondo e di creare relazioni anche di natura economica. L'esperienza della Silicon Valley e della relazione con le quali le migliori start-up toscane si sono relazionate è la dimostrazione di una grande opportunità, un'opportunità che si è concretizzata non soltanto in relazioni di carattere economico verso l'America, ma anche dall'America verso l'Italia e la Toscana, e questo lo dimostra il fatto che già a gennaio una prima azienda si insiederà in Toscana, e questo credo che sia uno degli elementi più positivi del nostro lavoro come ufficio di presidenza di questo periodo. Infine sentiamo le parole di alcuni dei premiati. La nostra società si occupa di diagnostica biomolecolare, facciamo lab on chip, sensori su chip elettronici, e il premio cambiamenti per noi è molto importante in quanto ci permette di diciamo essere presenti e essere più visibili in tutto l'ambito regionale e nazionale.
Il progetto abbiamo candidato per il premio Innovazione Toscana di quest'anno è un progetto chiamato Fluffy Pack, rappresenta un packaging sostenibile e riutilizzabile realizzato in feltro, un materiale ottenuto dalla rigenerazione di scarti tessili che oggi non possono essere trasformati in una nuova risorsa tessile ma in un materiale che è appunto il feltro e quindi di valore inferiore in ottica di downcycling. Rappresenta sicuramente un riconoscimento importante che ci fa capire quanto il modello di business a cui abbiamo dato vita rappresenta una vera e propria transizione verso l'economia circolare e anche un progetto di open innovation e di simbiosi industriali con i fornitori della nostra filiera. Il progetto che presentiamo si chiama Marmorial. L'obiettivo di questo progetto è stato quello di realizzare un ecosistema digitale che consentisse ad un utente di generare in autonomia un catalogo virtuale di modelli testurizzati di blocchi di materiale lapideo. Quindi diciamo, l'obiettivo è stato quello di fornire agli utenti uno strumento che consentisse di potenziare e velocizzare le vendite dei blocchi di marmo all'interno del mercato. Ricevere questo premio per noi è stato molto, molto bello, molto importante, perché dimostra comunque sia che il nostro modo di innovare è comunque condiviso dagli enti, dalla regione stessa. E quindi è stato sicuramente un motivo di orgoglio e soprattutto riceverlo per un lavoro che è partito proprio sul nostro territorio, perché comunque, come sappiamo bene, parliamo di Massa, parliamo di Carrara, sono sicuramente i luoghi più interessanti a noi vicini o comunque famosi anche a livello italiano per il commercio del marmo. Il progetto presentato si chiama Camp for Change e applica la strategia del gender mainstreaming a tutta la strategia e politica aziendale. Si tratta di un processo e un progetto di cambiamento culturale, un cambiamento culturale che ovviamente necessita di tempo, ha necessitato di tempo. Si parla di cambiamenti di strategie politiche e cambiamenti di persone affinché si adotti la strategia e politica delle pari opportunità in azienda. Siamo un'azienda certificata, una neocertificata, certificata il 16 novembre scorso, ma diciamo che la certificazione si pone a valle di questo processo e di cambiamento culturale non è stato altro che un ratificare quello che in realtà era già vivo in azienda. Sono 6 i giornalisti di pace inviati in zone di guerra, vincitori del premio Comunicatori Toscani 2023. Indetto dal Corecom regionale. Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci. La cerimonia di conferimento del riconoscimento si è svolta presso la sala degli affreschi di Palazzo del Pegaso alla presenza di Marco Meacci, presidente del Corecom Toscana, ente promotore del premio, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura. Videocollegamento è intervenuto Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'incontro è stato moderato da Carlotta Agostini, componente del Corecom. Nel corso dell'iniziativa è stato premiato anche il vincitore del bando per la miglior tesi di laurea magistrale in comunicazione, discussa in un Ateneo della Toscana nel 2022. Il premio è stato assegnato a Damiano Kerma dell'Università di Firenze. Sentiamo le sue parole. La mia tesi prova a portare uno sguardo interdisciplinare su quella pratica di appropriazione della musica da parte degli attori politici che è diventata una tradizione nel corso degli anni. Quindi quell'uso in campagna elettorale di elementi della cultura pop, in particolare della musica, della popular music, da parte di attori politici per riposizionarsi, per darsi, oltre che un volto, una colonna sonora per il pubblico. Vorrei ringraziare il Corecom per aver assegnato questo riconoscimento, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Consentitemi di ringraziare il Corecom, il suo presidente Meacci, per aver scelto come comunicatori dell'anno toscano i nostri giornalisti toscani inviati di guerra. Svolgono un lavoro unico, riescono a raccontarci quanto accade in territori lontano da noi, in cui la violenza sta nella vita di ogni giorno. Attraverso le loro parole riescono a costruire spazi di verità che noi dobbiamo saper cogliere. Ogni guerra provoca e porta con sé violenza, angherie, morti, e loro, attraverso le loro parole,
parole, attraverso i loro articoli, provano a raccontarci la loro verità su quanto accade in questi territori così lontano da noi. Dico sempre, e l'ho detto anche ringraziandoli, e lo dico alle ragazze e ragazzi più giovani, di non essere mai indifferenti, di seguire quello che accade da noi nei territori più fragili, quelli colpiti da una guerra, di comprendere, di capire, di approfondire. Per comprendere, capire e approfondire è fondamentale il lavoro che loro svolgono. E a loro grazie di cuore per quello che fanno, mettendo a rischio anche le loro vite per la nostra verità, per avere la verità, per porci la verità e per la nostra libertà. È una prima volta molto importante per la Toscana, ha detto Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura. Per la Toscana è una prima volta molto importante e mi auguro che si inauguri una tradizione di premiare coloro che si assumono il difficile compito di raccontare la verità, o quanto più possibile la verità, su fatti così drammatici come le guerre nel mondo. Perché noi non smettiamo di fare la guerra, e benché sappiamo quanto sia desiderabile la pace. Questi corrispondenti si assumono l'onere di darci tutti gli elementi possibili per poter maturare giudizi e desideri di pace. Il loro è un grande compito, è bene premiarli e riconoscerne il valore, ed è bene anche fare di queste professionalità dei fattori di ispirazione per tanti cittadini e cittadine più giovani. Perché appunto sperare che altri possano assumersi questo compito e questa responsabilità e favorire, perché fare in modo che questo avvenga, può essere un buon modo anche per noi istituzioni per svolgere al meglio il nostro compito. Quest'anno era fondamentale premiare il buon giornalismo, ha detto Marco Meacci, presidente del Corecom. Sì, abbiamo riflettuto che quest'anno fosse fondamentale dare un riconoscimento come comunicatori toscani dell'anno e come Corecom a quei giornalisti che da anni e soprattutto in questi ultimi anni sono molto impegnati nei teatri di guerra, e per noi il messaggio è quello di dare un riconoscimento agli inviati di guerra, ma perché per noi sono anche una sorta di inviati di pace, perché raccontando la drammaticità, le stragi, la sofferenza, il dolore di queste guerre così atroci, ci mandano anche un messaggio generale che da queste guerre bisogna uscire, da questi conflitti bisogna uscire attraverso la documentazione, come fanno loro giorno per giorno, dei fatti. E come ha detto anche proprio Papa Francesco recentemente, c'è un tema proprio di dare comunicazione a partire dai fatti, dalla verità dei fatti, e loro fanno questo lavoro importante, e per noi è anche un riconoscimento a dei toscani che appunto sono legati dalla nostra regione, e per noi è un momento anche di gratitudine per un lavoro così importante e prezioso. Un mestiere in cui rischi la vita, ha ricordato la giornalista Elena Testi, ma l'impegno è quello di raccontare il più possibile la verità, perché la prima cosa che rischia di morire e muore in una guerra è proprio la verità. Sì, capitano situazioni in cui sicuramente rischi la vita, ma non è quello a cui pensi quando vai in determinati contesti, quando scegli di farlo. Pensi a raccontare più possibilmente in maniera più vicina a quello che sta accadendo e la verità di quello che incontri, dei volti che vedi. Purtroppo è un mestiere molto difficile che si scontra anche con situazioni che non è sempre possibile raccontare. Quel che dicono sempre tutti, anche colleghi molto più esperti di me, che quello che muore in guerra è sempre la verità come prima cosa. Ecco, il nostro compito è cercare invece questa verità, andare sui luoghi e andare anche dove è molto difficile arrivare. Secondo il giornalista Fabio Tonacci, la cosa più complicata è la verifica delle notizie, perché interviene sempre la propaganda e la manipolazione delle parti in conflitto. No, la questione più complicata per quanto mi riguarda, ma penso anche agli altri colleghi, sia la verifica delle notizie su teatri di guerra, perché è sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto.
Quindi diventa davvero complicato poi stabilire con esattezza quello che succede, perché questa è una costante in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare una cosa. Quindi a me è successo per esempio in Ucraina di andare al seguito di notizie che erano state fatte filtrare, notizie ufficiali dal governo ucraino, di una fossa comune con 150 persone dentro, ucraini uccisi, che si volevano essere uccisi dai russi e anche torturati. Quando poi sono andato nel villaggio dove era successo questa cosa, c'erano 150 morti, ma non c'era nessuna fossa comune, non c'erano state torture. Ma questo perché? Perché poi le due parti tendono a esasperare quello che è già esasperato, a esagerare quello che è già esagerato. Quindi per noi è complicato. Per Gabriella Simoni, alla base del nostro lavoro c'è l'etica: non cedere ai personalismi, essere testimoni e non protagonisti. Etica, la voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti, di non scambiare, soprattutto chi fa televisione, lo schermo per una platea dove far vedere chi si è, quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra, che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può muoversi.